Gli auditi che vedo collegati in videoconferenza da remoto, saluto i deputati che sono presenti qui in aula. Cominciamo il seguito appunto delle nostre audizioni in materia nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge 1305 Battelli, 1735 Lattanzio e 2716 Vacca in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore. Ricordo che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In proposito, ricordo che anche i deputati collegati in videoconferenza non possono esporre cartelle o scritte secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Passiamo quindi subito all'ordine del giorno. Ripeto che avverto ancora che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Do quindi la parola al dottor Massimo Della Pelle, componente del comitato direttivo di AudioCop, e all'avvocato Claudia Barcellona, e chiedo loro di contenere l'intervento in circa 10 minuti in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande. Prego, dottor Della Pelle, a lei la parola. Buongiorno a Verifichi. tutti, spero di essere al di sotto dei 10 minuti anche perché abbiamo mandato il comunicato, quindi stare qui a ripeterlo tutto sarebbe una perdita di tempo per chiunque. Siamo contro, diciamo subito che siamo contro la liberalizzazione del mercato di cui stiamo parlando in questa sede. La direttiva Barnier rischia che società private diventino le controllatrici e l'authority nello stesso tempo della fruizione di brani, della tradizione culturale e identità del nostro paese, quindi mettendone proprio a repentaglio l'agibilità della fruizione. Poi ribadiamo che la musica resta e deve restare un patrimonio culturale, non deve essere messo all'interno di un mercato libero e selvaggio. Siamo contro, ovviamente, tutte le liberalizzazioni, del mercato musicale, soprattutto perché sicuramente andrebbero a discapito di quelle produzioni piccole, autoprodotti emergenti che hanno un grosso, tasso di innovazione. Che però inizialmente e ovviamente non possono avere un riscontro economico importante, quindi per tale motivo essere poi abbandonato da quelle che sono le multinazionali. Quindi per noi è importantissimo affinché queste realtà che poi danno tanto al nostro paese, vediamo gli ultimi vincitori del contest europeo e di Sanremo che provengono da situazioni di musica indipendente, quindi di musica povera, che però pian piano si sono fatti conoscere e poi si sono affermati a livello nazionale e internazionale. Quindi corriamo il rischio che col tempo il mercato musicale di qualità e di nicchia e di talento innovativo delle start-up, degli artisti indipendenti ed emergenti si trovi fuori da tale mercato. Se non sarà redditizio. Se si mettono insieme con tutto ciò che viene fatto per i big del mercato. Quindi noi chiediamo che ci sia una legge che deve tenere al centro l'autore, ma sempre con al fianco la figura dell'impresa della forma di editore, produttore e motore centrale portante dello sviluppo della nuova musica.
e tutta la ruminazione di tutta la filiera creativa e deve valorizzare la realizzazione di un polo nazionale indipendente di raccolta risorse che garantisca a tutte le nostre talenti del nostro paese, anche quelli più giovani e piccoli, di poter accedere alla raccolta e alla redistribuzione di risorse che impedisca la nascita di super collecting monopoliste che potrebbero danneggiare tali realtà perché antieconomiche. Quindi la cosa che chiediamo soprattutto è tutelare la parte più debole della catena, perché rischierebbe di scomparire e quindi la creatività di tutti questi giovani talenti che si affacciano per la prima volta al mondo della cultura e della musica verrebbe a scomparire. Io direi che è tutto, diciamo, che il concetto principale è proprio quello, cioè quello di tutelare le categorie più deboli rispetto alle multinazionali che da una parte per guadagnare di più hanno un'attenzione diversa rispetto a questo settore, e dall'altra parte ci sono le multinazionali dei telefoni e via dicendo che versano dei diritti fra virgolette ridicoli che non permettono soprattutto a questa parte più debole di avere delle risorse per poter andare avanti. Quindi diciamo ci dovrebbe essere da una parte una richiesta di introiti superiori alle multinazionali e farli diventare una risorsa reale per chi produce, e dall'altra parte una tutela da parte dello Stato rispetto a questo tipo di produzione. Vi ringrazio. Grazie, dottor Della Pelle. Do la parola al dottor Enzo Mazza, presidente di SCF SRL, che è accompagnato dal dottore Mariano Fiorito, direttore generale di SCF SRL. A lei la parola, dottor Mazza, prego. Buongiorno, grazie per l'invito e l'audizione. La nostra società è una società che gestisce diritti connessi, quindi siamo una realtà differente da quelle di cui si discute più propriamente oggi, che è la SIAE. E la SCF chiaramente raccoglie diritti per produttori musicali in Italia e rappresenta le principali imprese del settore, ha moltissime etichette indipendenti anche nella propria lista di mandanti e rappresenta moltissime società a livello internazionale nel nostro paese. Il nostro settore è stato molto attento nel 2014, quando si è recepita adottata in Europa e poi recepita in Italia nel 2017 la direttiva sulle società di gestione collettiva, che deve rimanere un faro per quanto attiene alla determinazione di nuove eventuali norme migliorative di quel sistema che già ha consentito di ottenere una ampia liberalizzazione nella gestione dei diritti e soprattutto ha messo in primo piano i titolari dei diritti che sono iscritti agli organismi di gestione collettiva, perché l'aspetto fondamentale di tutte queste norme deve essere che sono i titolari dei diritti che devono essere tutelati in prima battuta, perché sono loro che detengono i diritti che vengono poi gestiti dalle società, dagli organismi di gestione collettiva. E questo deve essere un aspetto fondamentale quando si cerca di normare e introdurre nuove modifiche alla struttura stessa delle società di gestione collettiva. Io poi lascerò la parola subito al direttore generale di SCF, che vi farà degli esempi anche molto significativi su cosa significa lavorare sul fronte della gestione dei diritti e del rapporto con gli utilizzatori, che hanno assolutamente bisogno di un quadro certo. E queste proposte di legge in realtà non determinano un quadro certo. Mi dispiace doverlo
evidenziare, ma introducono ulteriori elementi di confusione in un mercato che ha bisogno invece di chiarire quali sono i diritti, come questi diritti devono essere gestiti e come questi diritti devono essere utilizzati da parte delle imprese dei vari settori. Penso alla radiofonia, penso alle utilizzazioni nel segmento public performance, cioè pubblici esercizi, dove c'è assolutamente necessità di avere una certezza sui diritti utilizzati, sulle tariffe e sulle modalità poi con come questi diritti vengono poi ripartiti a ovviamente i titolari che hanno dato mandato alle società di gestione collettiva. Quindi noi parliamo di funzionamenti, di sistemi che devono far funzionare il mercato e purtroppo queste proposte di legge in realtà invece si occupano delle società di gestione, in particolare di una, della SIAE, senza determinare degli aspetti significativi sul piano della gestione operativa sul mercato e della disponibilità di questi contenuti per gli utilizzatori. A questo punto passerei la parola restando ovviamente a disposizione per eventuali domande più specifiche, passo la parola al direttore generale SCF che evidenzierà quali sono invece le necessità impellenti in questo momento, data anche la grave situazione di mercato che, come sapete, a causa del lockdown ha determinato un calo di introiti notevole nelle utilizzazioni. Prego, grazie. Grazie mille, tanto volevo ringraziarvi per questa opportunità. Come introdotto dal Presidente Mazza, noi siamo ovviamente interessati a qualsiasi tipo di proposta di legge, in quanto questa potrebbe produrre degli interventi nella raccolta non solo del diritto d'autore, ma di conseguenza anche del diritto connesso complementare al diritto d'autore. E in un mercato, come è stato detto, che è un mercato sofferente. Io volevo semplicemente far notare come l'introduzione di queste proposte andrebbero a collocarsi in un contesto di straordinaria difficoltà. Fino al 2019 il mercato era stato caratterizzato da un certo trend positivo. Purtroppo la situazione pandemica ha provocato quindi uno scenario economico sia lato utilizzatore sia lato avente diritto molto, molto critico. Noi registriamo anno su anno una perdita del 31%, e quindi questo ha degli effetti molto, molto, ma molto difficili da gestire anche da un punto di vista proprio operativo ed economico. Il mercato, come si diceva, è un mercato che presenta delle difficoltà. Scusatemi se sono molto banale nell'esposizione, ma vorrei andare veramente sul pratico. Noi registriamo un mercato che è in confusione per quanto riguarda i diritti. Si parte quindi da una scarsa conoscenza da parte degli utilizzatori, ma anche di alcuni operatori. E inoltre è molto difficile anche per l'utilizzatore capire chi rappresenta cosa. La molteplicità degli interlocutori, che ovviamente noi siamo d'accordo sul concetto di liberalizzazione, di fatto introduce anche una complessità di gestione lato utilizzatore. Noi rileviamo anche che alcuni operatori appunto introducono nuovi criteri, nuovi parametri, nuovi sistemi di valutazione della musica, ma questo porta in realtà a una complessità ulteriore di gestione da parte dell'utilizzatore finale, che poi è il nostro cliente finale. Probabilmente un maggiore potere di vigilanza da parte dell'Agicom potrebbe sicuramente garantire una maggiore efficacia anche di quelle che sono già delle leggi previste, dei prerequisiti previsti e che oggi in realtà non vengono poi di fatto vigilati. Un altro aspetto molto importante che rileviamo a livello di difficoltà è il coinvolgimento da parte dell'utilizzatore, nel senso che le strutture operanti richiedono uno sforzo notevole da parte dell'utilizzatore
sia per quanto riguarda diciamo, la categoria diciamo, dei professionisti, quindi mi riferisco soprattutto ai broadcaster, quindi radio, TV, che fanno un uso diverso della musica, ma pensate anche a tutta la parte del public performance, quindi pubblici esercizi, le discoteche, i disco pub, che vedono comunque la musica come un elemento complementare rispetto a quello che è il business poi effettivo degli esercizi stessi. Quindi tutto questo provoca in realtà un effetto contrario, cioè anziché favorire l'utilizzo di musica, in realtà noi andiamo a porre delle condizioni sempre più difficili da gestire da parte degli utilizzatori finali. Quindi sarebbe in realtà auspicabile pensare a un concetto invece di one stop shop, cioè un unico interlocutore, un unico intermediario, soprattutto in quelle categorie del public performance che oggi hanno anche a che fare con diciamo, attori diversi, con interlocutori diversi che, come dicevo prima, presentano anche delle offerte diverse. Sicuramente la parte di one stop shop, soprattutto per l'ultimo miglio, sarebbe veramente auspicabile perché renderebbe il mercato molto più fluido. Il tutto ovviamente sempre nel rispetto della concorrenza. Noi crediamo che comunque poi ogni società di intermediazione debba poter scegliere la tipologia di licenza, la tipologia di diritti rappresentati, i parametri tariffari e tutto quello che ne consegue, con anche un controllo poi ovviamente sulla parte di, diciamo di raccolta stessa. Noi oggi, rispetto anche a SIAE, riconosciamo sicuramente un valore e un asset incredibile che è soprattutto dettato dal presidio territoriale che l'organizzazione riesce a garantire. Un presidio che poi significa anche una competenza, una copertura territoriale, un supporto per gli utilizzatori finali, ma anche un aspetto importante che è il controllo dell'evasione, che comunque registriamo in alcuni settori essere ancora molto alto. Noi oggi come SCF abbiamo un mandato di gestione di alcuni diritti per alcune categorie, soprattutto del public performance, che riguardano la parte di intrattenimento, quindi per esempio le discoteche, ma anche la musica di ambiente. Il mandato si basa su cercare di sfruttare la potenzialità di SIAE sia nel mondo offline, quindi attraverso i mandatari, ma anche sulla parte di online. E quindi a tal proposito, come esempio pratico, vorrei portare quanto è stato fatto in termini proprio di gestione delle feste private. Noi abbiamo creato con SIAE, proprio nell'ottica di semplificare la vita all'utilizzatore finale, un modello di one stop shop dove sostanzialmente sono ben chiari i diritti rappresentati, è chiaro il modello di tariffario che è uniforme, uguale, sia per quanto riguarda il diritto d'autore sia per quanto riguarda il diritto connesso, e questo ha prodotto una crescita degli introiti. Nel 2014 era circa 900 mila euro. Nel 2019, quindi pre-Covid, registriamo una crescita del 291%, che ha portato il business a circa 3 milioni e 8. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che qualsiasi tipo di intervento noi crediamo debba essere fatto tenendo l'utilizzatore al centro. Quindi deve essere una visione utilizzatore centrica. Con una prospettiva molto, molto chiara. E quello che rileviamo è che molto spesso invece nelle diverse proposte si tenga a porre al centro dell'attenzione l'intermediario. E poi di fatto questo qui provoca un blocco sia per quanto riguarda l'utilizzazione di musica, sia per quanto riguarda poi i proventi che vengono raccolti e vengono poi ripartiti. Quindi in conclusione, noi crediamo che i tre punti su cui si debba lavorare sono, lo ripeto, quindi una prospettiva
degli utilizzatori, quindi considerare i diversi interventi da questo punto di vista, migliorare il sistema esistente, perché in realtà di fatto il sistema c'è già, non è perfetto, sicuramente possono essere pensati degli interventi a migliorare l'efficacia del sistema esistente. E poi ovviamente la parte quindi di liberalizzazione, come dicevo, è di controllo, quindi vigilanza su quelle che sono poi quindi i prerequisiti definiti. Grazie, Grazie. grazie dottor Fiorito. Do ora la parola al dottor Andrea Miccichè, presidente di nuovo IMAIE. Prego, dottor Miccichè. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità, grazie dell'invito. Il nuovo IMAIE è l'istituto che in Italia rappresenta quasi 1 milione di artisti di tutto il mondo, che annovera oltre 22.000 soci e che ha una rappresentanza per mandato diretto perlomeno di un'altra 10-15.000 artisti. Quindi intermedia i compensi che spettano agli artisti, interpreti, esecutori nel territorio nazionale e ha rapporti bilaterali con una cinquantina di consorelle che operano nel territorio estero. E devo dire che l'intervento fatto dai due rappresentanti di SCF, in particolare l'ultimo del dottor Fiorito, ha parzialmente anticipato molte delle questioni che avrei posto io e questo sta a testimoniare che quando si sentono gli operatori che entrano in contatto con il mercato e che debbono fare il lavoro di intermediazione dei diritti, poi alla fine le problematiche e le soluzioni che si presentano sono assai simili. Volevo intanto fare due precisazioni. La prima, ho letto nel resoconto delle commissioni che alcune persone che sono state audite prima di noi hanno diciamo, enfatizzato gli effetti positivi della liberalizzazione. Da quando nel settore dell'intermediazione dei diritti degli artisti del 2012 si è intervenuto il legislatore liberalizzando il settore, il mercato è migliorato, tanto è vero che sono aumentati i fatturati, tanto è vero che le performance degli intermediari sono migliorate. Ecco, io vorrei un po' sfatare questa leggenda, perché altrimenti si potrebbe ingenerare il dubbio che la parola liberalizzazione coincida con l'efficienza assoluta. Io non credo nella dicotomia liberalizzazione contro monopolio, credo piuttosto in interventi normativi corretti e interventi normativi non adeguati, perché qualsiasi mercato liberalizzato o monopolista con un regime normativo che non funziona, che non è fatto nel migliore dei modi, non può funzionare. Ora, il tema della liberalizzazione del 2012 lo sta a testimoniare, fu fatta in modo frettoloso e infatti il mercato è stato paralizzato lungamente. E il fatto che poi sia avvenuto un aumento di fatturato non dipende affatto dalla liberalizzazione. E l'aumento di fatturato, se noi vogliamo prendere i grandi utilizzatori, e cioè, tanto per non far nomi, da Rai e Mediaset, nel settore audiovisivo Rai e Mediaset pagano meno di quanto pagavano prima della liberalizzazione. Perché? Presidente, mi scusi, può migliorare un po', può Oh. avvicinare il microfono? Oh, Ecco, così abbiamo. chiedo scusa. Ecco, Perfetto, perfetto. chiedo scusa. Il settore, dicevo, dei grandi utilizzatori come Rai e Mediaset, addirittura nel settore audiovisivo è calato il compenso che loro erogano. E perché allora è avvenuto che è aumentato il corrispettivo complessivo? Anzitutto perché è aumentato il gettito di copia privata. E in secondo luogo perché sono aumentati gli utilizzatori. Le grandi piattaforme e i grandi utilizzatori che sono entrati nel mercato e il numero di utilizzatori è aumentato e quindi evidentemente il gettito complessivo è aumentato. Questo non vuol dire che dipende dalla liberalizzazione. Quindi,
Anzitutto, quindi questa precisazione, la liberalizzazione non è in sé un segnale positivo. Può esserlo, certamente può esserlo, dipende come viene introdotta. E la seconda precisazione che volevo fare era attenzione quando interveniamo in un settore così delicato, attenzione quando interveniamo su un soggetto così importante sulla filiera come la SIAE. La SIAE non opera soltanto a vantaggio degli autori e degli editori. La SIAE opera a vantaggio di tutto il mercato, di tutta la filiera e svolge un ruolo chiave, centrale, nell'interesse di tutti gli operatori. Quando in un settore, in un momento così delicato, così importante, come quello in cui stiamo vivendo adesso, quando tanti locali commerciali hanno chiuso per tanto tempo e sono in difficoltà adesso nel riaprire e saranno in difficoltà naturalmente nel pagare diritti, ecco. La cosa più errata che potremmo fare è intervenire con una norma che renda difficoltosa, ancora più difficoltosa, l'esazione del pagamento. Perché, e qui sono completamente d'accordo con l'intervento fatto prima di me, qualsiasi riforma deve mettere al centro l'utilizzatore, perché è l'utilizzatore che paga il diritto. E quindi più gli rendiamo facile la vita a lui, più è facile che il diritto venga pagato. Più gli rendiamo complicata l'esazione, la determinazione del compenso e il pagamento, e più è facile che l'evasione avvenga. E, oltretutto, io sono il fautore di riforme organiche, non di interventi chirurgici. E le riforme organiche presuppongono che ci sia un'inversione dell'ordine delle cose, e cioè gli operatori si dovrebbero sentire prima e all'esito di quello che gli operatori dicono ci dovrebbe essere un intervento normativo. Sentire gli operatori su un intervento normativo già proposto finisce con veicolare tutte le osservazioni su un intervento normativo che contiene magari cose positive e negative, cose auspicabili e cose un po' meno auspicabili, ma che pur tuttavia canalizza l'intervento su questioni già predefinite. Nel merito della riforma proposta, posso così sommessamente far presente che ci sono soluzioni condivisibili e soluzioni meno condivisibili. Anzitutto, l'idea che ci debba essere la centralizzazione diciamo, un soggetto unico che centralizzi le trattative e che centralizzi il momento dell'esazione del compenso, l'ultimo miglio, come giustamente diceva il dottor Fiorito, è senz'altro un auspicio di massima condivisibile. Purtuttavia, ripeto, in un disegno organico che non vedo in questo tipo di intervento. In secondo luogo, alcune proposte, per esempio nel merito del diritto degli artisti, sono condivisibili. Ad esempio, l'idea che ci sia il pagamento diretto della copia privata audio dalla SIAE direttamente agli intermediari degli artisti. Tuttavia faccio registrare che questo intervento è stato già effettuato con l'articolo 65 del DL Sostegni bis, pubblicato credo proprio questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale, il che sta a dire che diciamo, l'abbiamo superata la questione, ringraziando il Parlamento, il Governo e il Capo dello Stato. E altri interventi, quali per esempio l'introduzione tra gli aventi diritto del disc jockey, mi lasciano francamente perplessi. L'artista interprete esecutore è colui che esegue un brano, cioè lo suona, lo canta, o colui che dirige più artisti, come ad esempio il direttore d'orchestra, ma non è mai colui che, leggo nel testo, acquista un brano e lecitamente lo diffonde unitamente ad altri brani. Quello è un signore che fa un'attività professionale, ma non esegue alcunché. Farlo rientrare nel novero degli artisti interpreti esecutori, credo che sia una violenza al principio giuridico, dettato dall'articolo 80 della legge sul diritto d'autore. Mentre auspicherei, viceversa, che vengano introdotte nella categoria degli artisti interpreti esecutori alcune figure, quale il direttore del doppiaggio, che invece non è espressamente previsto, eppure dirige, come al direttore d'orchestra, artisti
artisti, interpreti, esecutori, e venga finalmente introdotto nel nostro paese il diritto all'equo compenso, all'equa remunerazione per quegli attori, artisti, interpreti, esecutori che recitano in opere teatrali che sono pubblicamente divulgate nelle piattaforme o nelle televisioni. Costoro oggi nel 2021 non incassano alcun compenso, eppure sono artisti, eppure quelli sono videogrammi, eppure sono pubblicamente divulgati. Ecco, secondo me questo sarebbe un buon intervento. Grazie. Grazie dottor Micichè, do la parola al relatore onorevole Nitti, che ha chiesto di intervenire. Prego onorevole. Sì, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio gli auditi per i loro contributi. Siamo oggi alla terza tornata di audizioni e inizia in un certo qual modo a determinarsi, a delinearsi una fotografia articolata, complessa di questa realtà. Abbiamo discusso da un lato sul tema generale della liberalizzazione del settore, dall'altro su come ridefinire, ridisegnare il ruolo che fino ad oggi è stato centrale, dominante, potremmo dire, della SIAE. La natura pubblicistica della SIAE, come emerso, pare rispondere all'assolvimento di funzioni di interesse generale, che poi si esprime prioritariamente anche nella cura dei cosiddetti repertori minori, verso i quali però nella scorsa tornata di audizioni abbiamo esperito anche interesse da parte di Soundriff e di altre collecting. Più complessa invece mi pare sia la valutazione che sta emergendo sul tema della liberalizzazione e anche il discorso dei diritti connessi oggi credo possa aiutarci a fare chiarezza su questo. Proprio la rinascita dell'IMAIE nel 2010, se non erro, con questo nuovo organismo controllato, vigilato da più ministeri, è avvenuta all'interno di questo processo di liberalizzazione, almeno da un punto di vista normativo, dell'attività di intermediazione dei diritti connessi. Poi nel 2012 in realtà eravamo nel governo Monti, l'articolo 39 prevedeva espressamente che venissero fatte salve le funzioni assegnate alla SIAE. Ora l'impatto della liberalizzazione del settore anche sul tema dei diritti connessi, e su questo magari vorrei una conferma o meno, sembra non sia stato così devastante. Cioè, se è vero che negli Stati Uniti pare che il modello liberalizzato abbia prodotto poi un effetto discriminatorio nei confronti di alcuni soggetti attraverso quel sistema molto discutibile, molto opinabile, dell'accesso su invito, in relazione chiaramente alla maggiore o minore redditività poi dei diritti, è anche vero che si è registrato poi nel nuovo IMAIE un aumento del fatturato, un aumento anche del numero dei soci. Abbiamo ascoltato che questo aumento, ecco, è dipeso dai grandi passi avanti compiuti in termini di trasparenza, di semplificazione, ma anche dall'aumento del numero degli utilizzatori. Però ecco, chiedo se questi elementi, questo nuovo passo in avanti che si vorrebbe compiere poi sempre nell'ambito della liberalizzazione del settore, siano comunque tali da scongiurare l'ipotesi che possa essere penalizzato il patrimonio creativo non remunerativo, cioè i cosiddetti minori. Abbiamo affrontato il tema della solidarietà fra i repertori. E poi magari se possiamo avere un parere un po' più specifico sul tema della banca dati e di questa super collecting di cui si parla esplicitamente nelle diverse proposte. Grazie. Grazie a lei, onorevole Nitti. Do la parola all'onorevole Vacca, prego. Sì, grazie Presidente. Io ringrazio ovviamente gli auditi, siamo, come dice il relatore, alla terza seduta. Però volevo un attimo capire bene alcune questioni, perché quello che è stato detto è tutto condivisibile, è condivisibile l'obiettivo di semplificazione, è condivisibile l'obiettivo di pensare all'utilizzatore, è condivisibile l'obiettivo di migliorare il sistema esistente, apportando delle modifiche ovviamente al sistema esistente, ma migliorative proprio per raggiungere quegli obiettivi di cui per seguire quelle linee che abbiamo appunto appena detto. È tutto condivisibile. Le parole che avete detto è condiviso, insomma. Però
poi non siamo entrati molto nel merito. Io mi aspettavo francamente un contributo un po' più puntuale nel merito, perché sono d'accordo sul fatto che ci debba essere molti interlocutori di oggi, io li ho incontrati anche altre volte, abbiamo sempre detto che ci debba essere una fase di condivisione e di, ovviamente, di confronto con gli operatori del settore. Infatti noi stiamo promuovendo queste audizioni proprio per avere dei contributi puntuali nel merito. Però io non ho sentiti tantissimi, quantomeno noi qua abbiamo delle proposte di legge, una in particolare, quella è la mia prima firma, che ha, forse erroneamente, sicuramente ci sono molte cose che non vanno e vanno riviste, però ha comunque l'ambizione di perseguire, di raggiungere quegli obiettivi che prima anche gli auditi hanno detto. E sono nel testo, cioè ci sono degli elementi innovativi, forse troppo arditi, forse troppo anche innovativi, però sui quali mi aspetto un contributo magari puntuale e anche delle indicazioni un po' più puntuali. E entro nel merito, perché abbiamo parlato di semplificazione, appunto, di capire come rendere il sistema più certo e liberalizzare, sì, quindi continuare sulla liberalizzazione, ma con delle regole certe, con un sistema anche che tuteli soprattutto, appunto, anche i più deboli. Ok. Nella proposta di legge ci sono due elementi fortemente innovativi sui quali però non ho sentito dei pareri, o se no ho sentito sono stati toccati il tema quando si è parlato del rafforzare i poteri dell'Agicom. Cioè, il tema dell'ente regolatore, che qua viene configurato come una nuova agenzia, ma ci sono anche altre soluzioni che si possono prevedere. Cioè, il punto è rivedere il ruolo. Nel momento in cui noi liberalizziamo il sistema, quindi proseguiamo con la liberalizzazione, ci sono delle evidenti, nell'attuale sistema ci sono delle evidenti, dei cortocircuiti che non permettono di creare un sistema regolamentato ma liberalizzato del tutto. Faccio l'esempio copia privata, conosciamo bene, un tema che voi riguarda direttamente, e l'attuale sistema di gestione di copia privata, al di là dell'intervento normativo che è stato fatto nel decreto pubblicato oggi, che ovviamente ci vede favorevoli, è un pezzo di copia privata, non è tutto, però è sicuramente un intervento importante che noi condividiamo. Però non è solo quello il problema di gestione della copia privata, credo, c'è il tema copia privata video, ma c'è il tema complessivo di riparto e del fatto che SIAE ha il compito di gestire copia privata, perché sappiamo bene da cosa veniamo, ma in un sistema perfettamente liberalizzato ovviamente questo crea dei cortocircuiti che vanno risolti. Cioè, l'idea è quella di creare, rafforzare l'Agicom, creare un ente terzo che possa fungere da, anche come è stato detto, da collettore, da regolatore. Poi c'è l'altro elemento fortemente innovativo, la banca dati, che ha l'obiettivo dichiarato, c'è scritto nella proposta di legge, proprio di la banca dati unica, di semplificare anche il rapporto con gli utilizzatori. Semplificare, evitare dei ritardi, evitare degli elementi critici che ritardano anche poi il pagamento del compenso agli aventi diritto. Una banca dati ovviamente interoperabile, aperta, che è continuamente dialogante con le banche dati poi delle collecting, ma comunque un elemento innovativo su cui magari mi aspetto anche un contributo per capire se, come verrebbe visto, questo è l'ulteriore elemento. Ma la banca dati unica, ripeto, ha proprio l'obiettivo di creare un'infrastruttura tecnologica anche per rendere più semplice proprio l'interfaccia e la riscossione per dei pagamenti per gli utilizzatori. Immaginiamo un sistema perfetto, un unico portale gestito da un ente terzo e non dalle singole collecting, dove l'utilizzatore arrivano i dati di quello che accade e poi smista alle varie collecting automaticamente i diritti da pagare. E c'è l'altro elemento, per esempio la previsione del sistema automatizzato di rilevamento delle attività, per esempio le attività commerciali o per gli esercenti, della musica o di tutto quello che viene fatto, in modo che questo poi possa
conferendo alla banca dati automaticamente essere immediatamente smistato alle collecting e agli aventi diritto. Cioè, ci sono degli elementi innovativi su cui insomma, vorrei un parere magari un po' più nel merito per cercare di capire che strada dobbiamo prendere nella costruzione eventualmente di un testo unico che possa portare avanti alcuni elementi che il mondo delle collecting appunto ritiene o possa ritenere opportune proprio per migliorare il sistema, semplificarlo, renderlo più trasparente, introdurre delle regole che migliorino il sistema e procedere sulla liberalizzazione, che non può essere di per sé, appunto, come è stato detto e condivido, il mantra che aggiusta tutto, ma la liberalizzazione deve essere regolamentata da un sistema ovviamente che abbia l'obiettivo di aumentare i ricavi, quindi questo è l'obiettivo principale, aumentare i ricavi per il lavoro creativo e per il diritto d'autore e i diritti connessi, e semplificare il sistema di gestione che attualmente ancora presenta delle criticità, a mio avviso. Grazie onorevole Vacca, io ricordo sempre ai nostri auditi che è possibile farci avere delle memorie scritte per chi ancora naturalmente non lo avesse fatto. Io do la parola adesso di nuovo agli auditi per una breve replica, cominciando col dottor Massimo Della Pelle, oppure dell'avvocata Claudia Barcellona, se è presente, quindi insomma decidete voi a chi fare rispondere, sì. Prego. Intervenire tranquillamente la dottoressa Barcellona, che purtroppo per problemi di connessione non è riuscita a intervenire prima. Perfetto, dottoressa, se vuole intervenire lei. Sì, salve, grazie per l'ascolto. Anch'io ribadisco la nostra preoccupazione a che le piccole realtà indipendenti ed emergenti possano, da una liberalizzazione in qualche modo selvaggia, nel senso non ben definita e ben strutturata, possano soccombere seguendo il trend negativo purtroppo che è emerso in questa pandemia. Quindi riteniamo che certamente la liberalizzazione, per carità, sicuramente è uno strumento, però appunto bisognerebbe regolarizzarla in maniera tale che non vada avanti quello che oggi è una tendenza, un dato di fatto, che poi vede appunto gli emergenti e gli indipendenti quasi lavorare per un caporalato appunto musicale, perché in questo senso quindi andare a spingere e indirizzare e fare in modo che i giganti del web o della telefonia, che con la liberalizzazione avrebbero sicuramente ancora molto più spazio, possano intervenire a favore dei piccoli. In questo senso come? Cercando appunto di intervenire sulla distribuzione dell'equo compenso, piuttosto che appunto dei diritti d'autore, della copia privata, dei diritti connessi, quindi cercare in qualche modo insieme delle soluzioni per poter salvaguardare sicuramente gli interessi del mercato, ma escludendo appunto che vertano solo sulla quantità e non sulla qualità, che chiaramente sta alla base, almeno in un primo momento, di quelli che sono le nuove produzioni. Tra l'altro riteniamo che accanto agli artisti, interpreti, esecutori, accanto agli autori, ulteriore aiuto debba darsi anche ai piccoli editori, che sono poi tra l'altro coloro che investono per primi e riescono a mettere in moto l'intera filiera. Quindi siamo contrari alla nascita di queste super collecting, che potrebbero diventare appunto monopoliste e tagliare fuori di netto una fascia di mercato importante, che tra l'altro è quella fascia di mercato che consente anche di mantenere l'identità nazionale, l'identità della cultura appunto dei piccoli luoghi. Quindi sicuramente riteniamo che bisogna in qualche modo arginare il rischio che i giganti del web possano farla da padrone. E, ovviamente ha ragione l'onorevole quando dice, insomma, bisogna entrare nello specifico, perché molte innovazioni vi sono anche nelle proposte di legge, e su questo appunto ci riserviamo di produrre nei prossimi giorni un documento insomma specifico e puntuale. Grazie avvocato, do la parola al dottor Mazza per una breve replica. Prego dottor Mazza. Sì, grazie. Ovviamente era difficile in 10 minuti poter intervenire su 3 proposte di legge molto complesse, quindi
Mi limito a rispondere alle sollecitazioni dell'onorevole Vacca, che sono state molto puntuali. E chiaramente noi tutti condividiamo e ripetiamo ancora una volta che c'è un'assoluta necessità di semplificare il sistema, e che è cosa diversa da liberalizzare. Intanto c'è un aspetto, io continuo a riportare l'attenzione di tutti sulla direttiva che è stata recepita e che ha chiarito molti degli aspetti che erano indefiniti all'interno dell'ordinamento italiano, e ha posto alcuni elementi in relazione alla trasparenza, in relazione ai rapporti tra i mandanti e le società di gestione, e le tipologie di società di gestione che sono attive sul mercato e che chiaramente devono essere tutte in grado di poter operare in un regime come quello definito dalla direttiva, che è di fatto liberalizzato il regime secondo quello che stabilisce la direttiva. Il problema sono casomai i controlli. Noi abbiamo oggi società di gestione collettiva che ancora non pubblicano l'elenco dei soci, che non pubblicano i dati relativi alle fatture, ai bilanci, non pubblicano informazioni su quali diritti gestiscono. E su questo fronte l'autorità Agicom deve intervenire puntualmente. Abbiamo la necessità assoluta che vengano fatti controlli puntuali e su tutte quelle che sono le caratteristiche di queste entità. Siamo tutte entità registrate presso l'Agicom. Se queste entità sono registrate presso l'Agicom, queste entità devono essere costantemente verificate. Questo già risolverebbe moltissimi problemi, perché sicuramente non tutte le società hanno le caratteristiche compatibili con la normativa. Questo è un passaggio fondamentale. Poi per quanto riguarda la banca dati unica, questa è una proposta che è sul tappeto proprio anche a livello di autorità, nel senso che tutti sono consapevoli che un database unico, e noi come SCF abbiamo sempre reso disponibile il nostro database, addirittura è consultabile sul sito, quindi abbiamo nessun problema a interagire e renderlo disponibile alle società di gestione o eventualmente addirittura all'autorità. L'idea di avere un database unico presso l'autorità è stata discussa ai tavoli che sono stati fatti presso l'Agicom, quindi io inviterei anche la commissione ad audire Agicom sulla struttura di questa vigilanza che è in atto, se questa vigilanza funziona, se questa vigilanza ha necessità di ottenere maggiori poteri, perché probabilmente ci sono dei poteri che non sono stati adeguatamente definiti e quindi limitano l'intervento dell'autorità, che invece potrebbe fare molto di più sotto questo fronte se avesse maggiori poteri. Quindi il tema dell'agenzia, diciamo di un'agenzia che non deve diventare una struttura che duplica il ruolo di SIA. Il ruolo di SIA, ricordiamolo, è anche quello di rappresentare dei titolari diritti, quindi non è un'agenzia. La SIA è una società di gestione collettiva che rappresenta diritti d'autore e diritti degli editori, quindi ha dei mandanti che sono da essere rappresentati, così come tutte le società che qui sono presenti, che rappresentano altri titolari dei diritti, quindi fanno parte della gestione collettiva. L'autorità superiore è invece un'autorità di vigilanza, e questa deve essere un ruolo molto chiaro che Agicom deve avere nel controllare le modalità con le quali, vi faccio solo un esempio, visto che ha sollecitato anche l'onorevole, che ringrazio, e oggi per esempio un'anomalia è che società che gestiscono diritti di copia privata nel settore sia audio sia video non sono obbligate a registrarsi presso l'Agicom. Quindi ci sono associazioni di categoria che gestiscono milioni di euro di copia privata che non sono soggetti alla registrazione presso l'Agicom, e rendiamo queste obbligatorio anche per queste società essere registrate. La copia privata è un diritto connesso, non è un'altra cosa. La Corte di Giustizia europea in più occasioni ha ribadito che fa parte la copia privata, l'equo compenso, fa parte dell'alveo più ampio dei diritti connessi, dei diritti a compenso. Quindi non si capisce perché nel regime italiano
ci siano delle entità che sono escluse dalla vigilanza dell'Agicom e quindi chiaramente non si capisce come ripartiscono questi denari, dove questi denari vadano a finire. Questo è un esempio che si risolve con una norma che viene applicata immediatamente all'attuale alle attuali regole stabilite anche a livello di autorità. Grazie. Grazie a lei, dottor Mazza. Ricordo a lei e a tutti gli altri auditi, a noi stessi, che tra le prossime audizioni sono previste proprio incontri anche con le agenzie e con l'Agicom in particolare. Do la parola al dottore Andrea Micciche, prego, per una breve replica. Presidente, attiva il microfono. Non la sentiamo, dottor Micciche. Mi sentite? Non ha forse più, prego, la cuffia non gliela vediamo, quindi non c'è audio. Mi sentite adesso? Ecco, adesso sì, prego. Proviamo. Ok. Ok, prego. Bene, allora rispondo anche io alle due sollecitazioni. Sulla prima volevo precisare che la liberalizzazione è intervenuta nel 2012 e noi mai è nato nel 2010, diciamo, dopo l'esperienza negativa di gestione del vecchio EMAI da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CGIL, CISL e UIL. Direi che, come dicevo prima, ritenere che il successo e anche, voglio dire, la capacità mostrata da noi mai e sia connesso alla liberalizzazione, credo che non sia corretto. La liberalizzazione ha portato degli effetti positivi, ha portato degli effetti negativi e probabilmente, se fosse stata concepita con un disegno più organico, avrebbe senz'altro aiutato il mercato. Il tema credo che sia questo. Non esiste un mercato liberalizzato se non c'è una super collecting, perché parcellizzare, o meglio, se c'è un solo ufficio, un solo negozio che fa l'ultimo miglio, cioè che fa che stipula il contratto con gli utilizzatori, che determina le tariffe, e poi a valle ci sono le imprese liberalizzate, in un settore liberalizzato, che operano in competizione. L'idea che la competizione debba avvenire davanti all'utilizzatore vuol dire considerare l'utilizzatore come un consumatore, e come tutti i settori liberalizzati, le liberalizzazioni vanno a vantaggio del consumatore, e quindi il consumatore utilizzatore mette in competizione le varie collecting ottenendo il prezzo più basso, e quindi chi ci rimette poi sono esattamente gli aventi diritto, cioè gli artisti, gli autori, i produttori e gli editori. Quindi, se viceversa tu crei un settore liberalizzato che opera a valle, ma a monte, laddove si tratta di a fare determinate, quello che giustamente mi veniva chiamato prima l'ultimo miglio, ecco, direi che questa è una riforma organica. E qui veniamo alle osservazioni dell'onorevole Vacca. Come volte detto in più occasioni, il Noi Mai è fautore di una banca dati unica. La banca dati unica è un'idea intelligente che serve a superare molti dei problemi che sorgono con tante banche dati. Primo fra tutti il conflitto di informazioni, il conflitto di banche dati, che è un tema molto sentito, soprattutto in fase di trattativa commerciale con gli utilizzatori. Se tu metti più utilizzatori che fanno trattative contemporaneamente con un unico utilizzatore, con diverse banche dati che entrano in collisione tra di loro, tu fornisci all'utilizzatore un'arma potentissima per spuntare il prezzo più basso, oppure per non fare l'accordo. E questo non va bene. Quindi l'idea della banca dati è un'idea che noi, come Nuovi Mai, e in più occasioni abbiamo ritenuto essere un'idea corretta. Poi, che ci debba essere un soggetto che svolga un'attività di carattere pubblicistico nell'interesse di tutti, noi non abbiamo mai nascosto che questa è un'idea, che anche questa che noi condividiamo.
L'importante però, ecco, la cosa che voglio sottolineare da ultimo adesso è che ogni riforma avvenga in modo organico. Il ruolo della SIAE è un ruolo chiave per tutta la filiera. Quindi prima di toccare una norma che vada a incidere sulle funzioni che la SIAE oggi svolge, non dobbiamo pensarci una volta, ce ne dobbiamo pensare 20 volte. E dobbiamo sentire più volte gli operatori e capire in che modo intervenire e se intervenire. Viceversa, gli effetti che si produrrebbero, e per esempio io non mi pare invece condivisibile l'idea che l'Agcom possa assolvere la funzione di gestione della copia privata, non mi pare che vada in questa direzione, per esempio. Mentre viceversa, che l'Agcom gestisca la banca dati unica, la trovo per esempio un'idea, oppure che vigili fortemente sulla banca dati unica, la trovo un'idea corretta. E noi come noi mai è che probabilmente abbiamo la banca dati, come dire, più performante nel settore degli artisti, saremo a disposizione per fornirla, la nostra banca dati, quindi per toglierci un asset importante. Non importa, nell'interesse del mercato noi lo faremo. E quindi certo, e qui chiudo, ha ragione il presidente Mazza quando dice che in pochi minuti è difficile commentare un articolato di norme così complesso e così importante. Per cui chiedo scusa di questa incompleta e sicuramente parziale commento. Grazie. No, dottor Miccichè, siamo noi che la ringraziamo e resta sempre il fatto che, come dire, possiamo ricevere delle memorie anche più complete in modo da tenere in giusta considerazione anche il vostro punto di vista. Vi ringrazio molto, ringrazio i nostri ospiti e i deputati che sono intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Buona giornata, grazie. Buongiorno.